Benvenuti a questo appuntamento della Regione Lazio sulla strategia di sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici. Io sono Cristiana Venali e con oggi iniziamo un'ulteriore fase di questo appuntamento, di questo lavoro importante al quale la Regione tiene molto, perché appunto si tratta i temi importanti per il nostro futuro, per il futuro dell'umanità, non solamente ovviamente del futuro delle istituzioni, di tutte le associazioni, delle imprese che invece sono oggi, come dire, il focus sul quale ci concentriamo. Saluto ovviamente anche tutti coloro che ci stanno seguendo via Facebook, in diretta Facebook sul canale appunto della Regione Lazio. E riprendiamo un percorso sostanzialmente, quindi con molti di voi ci siamo sicuramente già visti, ci avete già seguito nella fase, nel progetto precedente, quindi sostanzialmente da dove partiamo e dove vogliamo arrivare. Quindi partiamo dalla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che la Regione Lazio ha elaborato e approvato nel marzo del 2021 e che ha elaborato grazie, diciamo, rientrando all'interno di un percorso nazionale avviato dal Ministero. Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, che ha visto quindi coinvolte diverse regioni, sostanzialmente tutte le regioni, tra le quali appunto anche la Regione Lazio. Per appunto accaduta, diciamo così, dall'elaborazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, anche le regioni hanno elaborato la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Questa, diciamo, strategia l'abbiamo elaborata con una grande partecipazione e coinvolgimento, diciamo, di tutti i soggetti interessati, siano essi appunto gli enti pubblici, gli enti locali, le imprese, le associazioni, il terzo settore, le associazioni di categoria, fino ad arrivare anche ai singoli partecipanti, ai singoli cittadini, anche perché appunto attraverso vari strumenti. Come ad esempio è stato ed è attualmente ancora il sito che potete leggere sotto qui sul link www.lazioeuropa.it, Lazio Sostenibile, dove abbiamo inserito appunto i questionari che potevano essere compilati e spediti proprio appunto dai singoli cittadini. La partecipazione che ha visto appunto coinvolta la società civile in diversi momenti, vari focus group, i webinar di informazione che hanno visto coinvolte le imprese, gli enti locali e anche le scuole. In particolare ci siamo soffermati sui sette temi prioritari, che sono quelli appunto che potete vedere: economia circolare, mobilità sostenibile, povertà, accesso allo studio, città intelligenti, risorse idriche ed economia del mare. Dopodiché, appunto, abbiamo restituito il tutto. Il lavoro fatto, ma anche, diciamo, continuando anche in questo caso un processo di scambio, anche di richiesta di contributi per la redazione della strategia, appunto, con le imprese, gli enti locali e le scuole. E quindi poi, diciamo così, siamo arrivati all'elaborazione della strategia, che ovviamente per leggere bene e completa potete trovare sul sito che, diciamo, vi leggevo prima, che vi ho letto prima. Abbiamo quindi elaborato quello che è il posizionamento, l'attuale posizionamento regionale rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030, e attraverso appunto un trend, cioè attraverso il calcolo di un trend dagli anni 2010-2019 e quindi in base anche agli indicatori compositi che appunto con ASPIS abbiamo confrontato anche con l'Italia. E per, diciamo così, questa strategia, cioè questo posizionamento sostanzialmente ci dice come siamo messi, diciamo, rispetto agli obiettivi, dove siamo messi meglio, dove siamo messi, diciamo così, meno bene, quindi dove c'è bisogno di lavorare per il loro
raggiungimento. La strategia, quindi, oltre a questo posizionamento, contiene una prima parte di indicazioni di possibili obiettivi quantitativi da raggiungere, in parte appunto che sono, diciamo, che provengono anche dagli interventi programmati a livello regionale nei documenti di programmazione, che appunto possono essere i progetti regionale per la ripresa e resilienza, i progetti, il documento strategico di programmazione regionale. E invece una seconda parte comprende un approfondimento mirato che viene appunto dai contributi dei focus group che si sono tenuti, e quindi dai contributi che sono venuti dalla partecipazione. Dopodiché c'è anche cioè c'è una parte che dice quali sono i possibili impatti della strategia. E qui era, diciamo così, dove eravamo rimasti sostanzialmente. Invece, da che cosa stiamo facendo adesso? Adesso stiamo ripartendo, appunto, sempre all'interno di un percorso ministeriale, che appunto ci vede coinvolti con il Ministero e con altre regioni, e abbiamo deciso di approfondire all'interno della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici. E appunto con gli obiettivi diciamo, per arrivare poi ad elaborare quello che sarà, diciamo, partire da un quadro climatico, che è appunto quello che caratterizza ora la Regione Lazio, e che poi negli interventi successivi ci sarà anche illustrato e spiegato, e diciamo a quelle che possono essere le misure di adattamento che noi necessariamente dovremmo prendere. Anche in questo caso c'è tutta una governance di cui si è dotata la Regione Lazio per l'elaborazione, diciamo, di questo progetto, e quindi di questo approfondimento, di questa strategia. Sicuramente, e diciamo la base anche che caratterizzerà questo percorso, e che sta già caratterizzando, perché noi in realtà siamo già partiti e abbiamo già fatto tutta una prima parte di coinvolgimento diciamo dei vari stakeholder interessati, come potete leggere, coinvolgimento della società civile. Abbiamo fatto tre focus in particolare che hanno puntato l'attenzione di questo quadro climatico sulle aree urbane, sulle infrastrutture e sull'agricoltura. E diciamo oggi iniziamo invece la parte che riguarda le imprese. Lo faremo con due incontri, uno che è appunto quello che stiamo trasmettendo oggi. Dicevo perché l'impostazione è sempre quella del coinvolgimento e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, perché questo, diciamo, è un punto che va sottolineato sempre. Stiamo parlando di una strategia regionale dello sviluppo sostenibile, diciamo, dell'approfondimento sull'adattamento ai cambiamenti climatici, ma tutto questo rientra, come dicevo, in un percorso nazionale, in un percorso che, diciamo, regionale, ma che non è, come dire, competenza che non si può, diciamo, racchiudere in una competenza istituzionale regionale, ma che evidentemente per il raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo deve vedere la partecipazione di tutti i livelli istituzionali, ma di tutti i soggetti della società civile. Ed è evidente che le imprese, da questo punto di vista, rivestono un ruolo fondamentale in tutto questo percorso. E quindi, come dicevo, per la definizione di questo quadro climatico, che comunque, diciamo, dal quale noi partiamo, e diciamo dove stiamo chiedendo tutti quei, diciamo, i contributi, poi arriveremo a quello che è l'elaborazione di un quadro climatico della Regione Lazio, individuazione di quelle che sono le criticità e gli obiettivi di adattamento, individuazione di indirizzi e linee d'azione, organizzazione appunto di questi focus group e seminari di, diciamo, sia partecipazione ma anche di restituzione. E questo, diciamo così, in particolare, diciamo, il settore dell'agricoltura è tra i settori economici uno dei settori maggiormente sensibili al cambiamento climatico, e quindi in particolare oggi, diciamo così, noi faremo un focus con le imprese che riguardano principalmente il settore dell'agricoltura, dopo aver, diciamo, già approfondito in un focus specifico con i vari soggetti stakeholders più ampi, diciamo, non solamente qua per quanto riguarda le imprese.
E quindi io vado a chiudere questo, diciamo, questo mio intervento, spiegandovi anche quelli che saranno poi gli interventi successivi. Ci sarà quindi a seguire l'intervento della Fondazione CMCC, Centro Mediterraneo, Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, con il quale la Regione Lazio sta portando avanti questo percorso di costruzione di un quadro climatico e di una diciamo, strategia di adattamento ai cambiamenti climatici della Regione Lazio. E questo lavoro insieme lo stiamo facendo anche insieme a Lazinnova, che è appunto l'altro partner tecnico della Regione Lazio con cui stiamo lavorando. E dopodiché, dopo l'intervento della Fondazione CMCC, ci saranno presentate anche, ci saranno degli interventi in cui saranno presentate delle buone pratiche in tema di adattamento ai cambiamenti climatici, appunto, da parte di alcune di due aziende che appunto si occupano del settore, sono imprese agricole, si occupano del settore agricolo. Quindi, diciamo, io mi fermo qui e diciamo, passo la parola al CMCC, a Giulia Galluccio, la dottoressa Giulia Galluccio, che appunto sta facendo questo percorso insieme a lui. Ricordando appunto che poi sarà possibile anche, diciamo, mandarci da parte delle imprese, da parte di chi ci sta ascoltando, contributi a sostegno, diciamo così, di questo percorso che stiamo facendo. Quindi questo, diciamo, questo lavoro non finisce ovviamente ad oggi, ci sarà, come dicevo, un altro incontro con le imprese, ma soprattutto sarà fondamentale e importante che ci arrivino appunto dei contributi, anche delle buone azioni, oltre quelle che delle buone pratiche, oltre quelle che saranno presentate oggi, affinché appunto il nostro lavoro sia il più completo e partecipato possibile. Grazie e lascio la parola alla dottoressa Giulia Galluccio del CMCC. Buongiorno, in realtà io sono Eugenio Sini, sempre Eugenio, con sì, la Fondazione perfetti, sempre CMCC, del la dottoressa CMCC. Galluccio sì, attualmente è Apona, quindi la Ah. sostituisco io diciamo, per la presentazione. Comunque è connessa qui. Dunque partirei subito condividendo lo schermo, perché ho una piccola presentazione che dovreste riuscire a vedere. Buongiorno a tutte e tutti quelli che ci stanno seguendo anche sui social. Sono Eugenio Sini della Fondazione CMCC. Appunto, presenterò il lavoro che è stato fatto, il contributo all'adattamento ai cambiamenti climatici per la strategia regionale di sviluppo sostenibile, ma non sono solo, c'è tutto un team di lavoro che qui vedete nella slide, composto da dottoresse Giulia Galluccio, Paola Mercogliano, Carmela Preda, Giuliana Barbato, Veronica Villani e Monica Zottini. Quindi fatemi iniziare con una breve presentazione del CMCC, giusto per spiegare chi siamo e cosa facciamo. CMCC sta per Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Siamo una fondazione di ricerca che è stata fondata nel 2015, il cui obiettivo principale è fondamentalmente realizzare studi e modelli sul sistema climatico e sulle interazioni con la società. Per garantire risultati affidabili, tempestivi e rigorosi, che possano poi servire, diciamo, politiche sia di sviluppo sostenibile, sia di protezione dell'ambiente, sia di mitigazione e appunto adattamento ai cambiamenti climatici. Il CMCC è organizzato in una forma di network, quindi ha sede in tutta Italia. Il nostro quartier generale, per così dire, si trova a Lecce, ma appunto abbiamo sedi anche a Viterbo, ad esempio nel Lazio. Io in questo momento mi trovo nella sede di Milano, quindi siamo, diciamo, disseminati su tutto il territorio. Questi sono i nostri membri e partner istituzionali. Come vedete, all'elenco, diciamo, ci sono numerose università, quindi l'Università del Salento, l'Università di Sassari, l'Università della Tuscia, appunto lì nel Lazio, l'Università di Bologna, l'Università Ca' Foscari di Venezia e il Politecnico di Milano, ma ci sono anche altri enti di ricerca, scusate, anche altri enti di ricerca, quale l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali e abbiamo anche un
un partner estero, Resources for the Future, che è un think tank statunitense che si occupa prevalentemente di, fin dagli anni 50 peraltro, di economia delle risorse. Quindi abbiamo, diciamo, una compagine istituzionale piuttosto numerosa e differenziata. All'interno invece siamo organizzati in maniera, diciamo, multidisciplinare, questo perché ovviamente gli studi sul clima richiedono appunto un approccio multidisciplinare e interdisciplinare. Quindi il CMCC è organizzato in 11 divisioni di ricerca che collaborano in maniera sinergica agli studi appunto sul sistema dell'atmosfera e le sue interazioni con la società. Nello specifico, per questo lavoro sono state coinvolte le divisioni a cui appartengo, Information System for Climate Science and Decision Making, la divisione Regional Models and Hydrogeological Impacts e la divisione Impact on Agriculture, Forest and Ecosystem Services. Ma ovviamente utilizziamo poi modelli che sono stati sviluppati da tutte quante le divisioni del CMCC in sinergia. Come facciamo? Il nostro, diciamo, cuore è il centro di supercalcolo che abbiamo, diciamo, a Lecce, che è la nostra sede, o meglio ospitato attualmente nel campus dell'Università del Salento, ma che sarà presto ospitato presso direttamente la nostra nuova sede di Lecce. È uno dei principali centri di supercalcolo in Europa ed è sicuramente l'unica, la principale struttura computazionale per quanto riguarda il clima, interamente dedicata al clima. E il centro di supercalcolo è quello che permette ai nostri modelli, che devono trattare quantitativi enormi di informazioni, di poter appunto prevedere il clima futuro, modellare e prevedere il clima futuro. Quindi entriamo un po' meglio nel cuore di questa presentazione, su cambiamento climatico, scenari e adattamento. Dunque, questa è una frase che proviene dall'ultimo rapporto IPCC, il sesto. IPCC, per chi non lo sapesse, è un organismo diciamo che fa riferimento alle Nazioni Unite e che si occupa di valutare la ricerca sul clima a fine di fornire ai decisori politici informazioni per poter prendere appunto delle decisioni in ambito climatico. Ebbene, la frase è inequivocabile che l'influenza umana ha riscaldato l'atmosfera, l'oceano e le terre emerse, e che si sono verificati cambiamenti diffusi e rapidi nell'atmosfera, nell'oceano, nella criosfera e nella biosfera. Quindi insomma, il cambiamento climatico è tra noi e lo sarà anche in futuro a causa dell'influenza umana. Quindi, fondamentalmente, che cosa fare? Sicuramente sto ripetendo cose che per alcuni saranno già note. Comunque, nel 2005 i 195 paesi che fanno parte della Convenzione ONU sul clima hanno sottoscritto l'Accordo di Parigi. Il trattato prevede l'impegno dei firmatari a mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici. Quindi faccio una breve premessa. Mitigazione, che cos'è? È fondamentalmente la riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera, ed è un'azione tipo globale. Dall'altro lato invece l'adattamento è, diciamo, un adeguamento dei sistemi umani e naturali a quelle che potranno essere le future condizioni climatiche, a fine ovviamente di ridurre potenziali danni. O anche, che è una dimensione importante, quella di sfruttare opportunità per possibili benefici. Chiaramente l'adattamento è qualcosa che si fa a una scala locale ed è per questo che stiamo lavorando appunto anche con le regioni e con la regione Lazio per l'adattamento. Dunque, appunto, il trattato prevede quindi sia azioni di mitigazione e sia azioni di adattamento. Nello specifico, per la mitigazione, i paesi si impegnano a ridurre le emissioni climaltiranti fino a mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 gradi centigradi. Quindi abbiamo visto che dalla frase dell'IPCC, che appunto l'attività umana è responsabile dell'aumento della temperatura, il trattato mira a mantenere questo aumento entro al di sotto dei 2 gradi centigradi e possibilmente limitarlo a 1,5 gradi centigradi. Ora, posto che proprio secondo l'IPCC non siamo attualmente in linea con l'obiettivo di 1,5 gradi centigradi, in ogni caso, se anche si raggiungesse,
avremo comunque bisogno di adattarci a un clima diverso, perché un aumento di 1,5 gradi centigradi comunque comporta un cambiamento del sistema climatico e impatti appunto a livello locale. Come è appunto già cambiato il clima nel Mediterraneo? Questo appunto deriva dall'altro rapporto dell'IPCC, sempre dell'ultimo ciclo, quello relativo a impatti, adattamento e vulnerabilità, il quale ci dice che nel Mediterraneo, a livello globale, la temperatura è già 1,09 gradi centigradi più alta rispetto alla media, diciamo, del XIX secolo, seconda metà del XIX secolo. Nell'area del Mediterraneo in particolare la temperatura invece è di 1,5 gradi più alta. Quindi l'incremento a livello del Mediterraneo è maggiore rispetto a quello della media globale. Ed è questo il motivo che ha condotto gli scienziati a dire che il Mediterraneo è fondamentalmente un hotspot, quindi un'area particolarmente calda a cui fare particolare attenzione. Sempre per il Mediterraneo abbiamo una temperatura superficiale che è già aumentata per ogni decennio di un valore compreso tra 0,29 gradi centigradi e 0,44 gradi centigradi, ma soprattutto si può già vedere un anche aumento del livello del mare persino nel Mediterraneo. Soprattutto questo aumento è stato particolarmente rapido nell'ultimo trentennio, perché appunto nel periodo 93-2018 l'aumento è stato di 2,8 mm l'anno, quindi c'è stato un deciso accelerazione dell'incremento del livello del mare. Inoltre, per quanto riguarda le precipitazioni, sempre nell'area mediterranea, i periodi di siccità sono diventati più lunghi e più frequenti, e questo riguarda soprattutto la sponda nord del Mediterraneo, quindi anche l'Italia. Quindi questo è quello che attiene al clima in corso, cioè come è già cambiato in funzione appunto di queste temperature e delle emissioni che già produciamo. Come sarà il clima futuro? Bene, questo è proprio quello che la Fondazione CMCC è stata chiamata a fare. È possibile fare delle proiezioni scientificamente accurate sul clima futuro e anche sugli effetti che esso potrà avere. E quindi il CMCC ha svolto questo tipo di indagine proprio per la strategia regionale del Lazio, usando un set di modelli matematici per la simulazione del clima nel 2030 e nel 2050. Come si fanno queste simulazioni? Molto, molto in breve. Si parte da alcuni scenari di emissione ipotizzati per il futuro. Quindi ipotizziamo che al 2100 ci saranno una determinata quantità di gas climateranti in atmosfera. A partire da questi scenari si conducono delle simulazioni globali, che sono particolarmente, diciamo, onerose in termini anche di calcolo computazionale, motivo per cui appunto a CMCC abbiamo un centro di supercalcolo interamente dedicato a questi. Dopodiché, da questi scenari, da questa simulazione degli scenari futuri, si va a fare un cosiddetto downscaling, cioè una simulazione del comportamento del sistema climatico a un livello, diciamo, regionale e persino locale. Quindi si può scendere e aumentare la risoluzione spaziale dell'analisi anche a una risoluzione piuttosto alta, che permette di analizzare a scala persino urbana. Quindi questo è quello che abbiamo fatto in estrema sintesi per la regione Lazio. Nello specifico, per questa analisi che adesso vado a mostrarvi, abbiamo usato due scenari, gli scenari RCT 4.5 ed RCT 8.5. Gli scenari sono definiti dall'IPCC, RCP sta per Representative Concentration Pathway. Molto in breve, l'RCP 8.5 è uno scenario in cui si ipotizza che non ci sia nessuna mitigazione nelle emissioni, quindi fondamentalmente che ci sia un costante incremento delle emissioni in atmosfera, e con livelli che sono tripli o quadrupli rispetto a quelli preindustriali. Quindi è uno scenario, diciamo, un po' più apocalittico, se vogliamo. E poi invece c'è lo scenario RCP 4.5, cosiddetto di forte stabilizzazione, in cui ci sono alcune iniziative per il controllo delle emissioni, in cui si presume che addirittura le emissioni possano scendere al di sotto dei livelli attuali, ma solo nel 2070, per poi stabilizzarsi. Quindi è uno scenario dove appunto c'è un po' di mitigazione, ma non è repentina, ecco. Non è detto neanche che in questo scenario si riesca a intercettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi.
Poi c'è un terzo scenario, che è questo, il 2.6, dove invece si presuppone che ci sia una massiccia riduzione delle emissioni. Quindi questi scenari ci permettono di capire come potrebbe essere il clima e poi di andare a prendere decisioni a riguardo. Quindi entriamo, zoomiamo un po', prima di andare nel Lazio, occupiamoci un secondo dell'Italia, quindi quali possono essere i futuri scenari di cambiamento per l'Italia, sempre analizzati sui due scenari, RCP 4.5 e 8.5. Questa che vedete in questo grafico è la crescita della temperatura media giornaliera, proiettata al 2100. Le varie linee definiscono appunto gli scenari. La crescita è sempre positiva, quindi più un grado in 100 anni anche per lo scenario di maggiore mitigazione, e addirittura più 5 gradi in 100 anni per lo scenario invece più apocalittico. Quindi in tutti i casi c'è un trend statisticamente significativo di incremento. Questo è analogo e relativo alla temperatura massima giornaliera. Vediamo anche qui una costante crescita della temperatura prevista dai modelli. E poi se rapportiamo quello che è il dato nazionale a scala locale e regionale, vediamo numero di differenze. Qui nello scenario a sinistra, RCP 4.5, vediamo appunto i valori distribuiti sulle varie province italiane al 2050, e sono questi qua, considerate che sono variazioni dell'indicatore rispetto a un periodo che si prende di riferimento, che è il periodo 1981-2010. Quindi vedete appunto che c'è una differenziazione regionale e anche dovuta all'altimetria, sia nello scenario RCP 4.5 sia in quello di destra, che è lo scenario RCP 8.5. Questo è come indicatore il numero di giorni con temperatura minima maggiore di 20 gradi, quindi fondamentalmente le notti tropicali, cioè quelle notti in cui, come è anche successo recentemente, almeno qua a Milano, non si riesce a dormire bene. Vedete che anche qui c'è una discreta differenziazione a livello territoriale, quindi di nuovo con le aree a maggiore altimetria un po' più fresche rispetto alle altre. Anche qui scenario 2050 e anche qui variazione rispetto alla media del periodo precedente di riferimento. Questa invece è la proiezione per quanto riguarda la precipitazione annuale. Qui vedete che i modelli hanno più difficoltà a definire un trend specifico. Questo perché è anche più difficile prevedere le precipitazioni, perché dipendono da numerosi fattori. Però appunto, se andiamo a vedere poi come quel valore si distribuisce a livello territoriale, vediamo numerose differenze. Quindi abbiamo un nord dove in entrambi gli scenari si attende al 2050 un aumento della precipitazione annuale, e una parte dell'Italia invece il sud dove si prevede una diminuzione della precipitazione cumulata annuale. Ovviamente il Lazio si trova nel mezzo, e quindi a seconda dei scenari può essere più affetto da siccità o più affetto da aumento, ed è per questo che poi bisogna andare a vedere a livello concreto locale che cosa succede. Questo molto velocemente invece è la formazione sul numero massimo numero di giorni consecutivi secchi, quindi periodi di siccità dove non piove fondamentalmente. Anche qui vediamo una distribuzione spaziale inequivocabile, dove appunto il sud soffrirà maggiormente di periodi più lunghi in assenza di precipitazione, in entrambi gli scenari. Ora entriamo meglio nel focus di questa presentazione, che è il Lazio. Per il Lazio abbiamo fatto questo stesso lavoro con una serie di criteri. Ora qui per brevità ci concentriamo solo su alcuni indicatori che possono essere di qualche utilità per il settore agricolo, quindi non andremo a vederli tutti. Però ecco, abbiamo condotto quindi un'analisi su tutti quanti gli indicatori. Iniziamo, c'è un eco, potete chiudere il microfono, grazie. Andiamo a vedere la temperatura media annuale. Quella che vedete a sinistra è la media della temperatura
le macro dei due scenari, RC4.5 in basso e RC4.5 in alto. Vedete che in entrambi gli scenari ci sarà un aumento delle temperature medie annuali, soprattutto più marcato per quanto riguarda l'RCP8.5 e un po' meno marcato per quello che riguarda l'RCP4.5. Può sembrare poco, 1,5 gradi appunto o 2 gradi, ma in realtà si tratta di una temperatura media annuale, quindi questo può avere poi effetti anche insomma, seri a livello poi di singole titoli. Andando a vedere la precipitazione accumulata annuale, che quanto piove fondamentalmente in un anno, ancora a sinistra il periodo di riferimento, a destra i due scenari. Nello scenario RCP4.5 abbiamo una, diciamo, netta riduzione delle precipitazioni accumulate annuali, mentre nello scenario 8.5 ci sarà una riduzione per le aree interne e anche un leve aumento nelle aree costiere. Quindi gli scenari divergono un po'. Però tutto questo deve essere poi, perché questo è il valore annuale, deve essere poi valutato a livello di stagione. Di nuovo a sinistra lo storico, a destra lo scenario, in questo caso RCP8.5 per le varie stagioni, vediamo che estate e primavera hanno un netto decremento, mentre l'autunno un netto incremento e l'inverno invece ha situazione un po', diciamo, differenziata per le varie aree nel Lazio. Nello scenario invece RCP4.5 vediamo che la situazione è ancora diversa, quindi abbiamo un'estate molto molto più siccitosa, quindi con meno precipitazioni, dove c'è una diminuzione delle precipitazioni. Ricordiamo che partiamo già da una situazione dove appunto in estate normalmente le precipitazioni sono già poche. Primavera ugualmente molto siccitosa, mentre ci sarà un lieve aumento per l'autunno e l'inverno. Ma come sarà questo aumento? Perché se consideriamo che ci sarà una generale riduzione delle precipitazioni a livello annuale, ma un lieve aumento in alcuni periodi, vediamo che questo è connesso al fatto che le poche precipitazioni che ci saranno saranno comunque molto più intense. Questa è la massima di precipitazioni in un giorno, quindi ci dà l'idea dell'intensità della precipitazione. E vediamo che in entrambi gli scenari questo è destinato ad aumentare. Quindi, fondamentalmente, un minor numero, meno precipitazione totale distribuita in maniera netta nel corso dell'anno, e quando pioverà, prevalentemente in autunno e in inverno, la precipitazione sarà comunque molto più intensa. Quindi bisognerà far fronte anche a fenomeni di precipitazione intensa. Questo è un altro indicatore connesso invece di nuovo alla temperatura, è l'indice di durata dei periodi di caldo, quindi dà, diciamo, un'indicazione di quello che può essere il benessere per la popolazione, e vediamo che in entrambi gli scenari aumenta, ma l'aumento è significativo in entrambi gli scenari, ancora più significativo ovviamente in quello dell'RCP 8.5. Per entrare un po' nel merito di quelli che sono gli scenari magari un po' più rilevanti per l'agricoltura, questo è l'indicatore dei giorni consecutivi secchi, quindi fondamentalmente giorni senza precipitazione. Vediamo che già la regione appunto può essere soggetta, soprattutto nella parte costiera, a un discreto numero di giorni consecutivi secchi e sono destinate ad aumentare in entrambi gli scenari, con una differenziazione leggera tra uno e l'altro, in termini geografici, ma comunque si prevede un aumento quindi della durata dei periodi di siccità. Questo è un altro indicatore utile, sono giorni caldi e secchi, quindi fondamentalmente giorni in cui fa molto caldo e non piove. Già attualmente, lo vedete nella mappa di sinistra, nel periodo di riferimento 81-2010, abbiamo un alto numero di giorni caldi e secchi e sono destinati ad aumentare in maniera estremamente significativa, anche fino al doppio nello scenario RCP 8.5. Anche nello scenario RCP 4.5 l'incremento è notevole, quindi ecco, dovremmo far fronte fondamentalmente a un aumento del numero di giorni caldi e senza temperatura. Ora, qualche proiezione un po' più specifica sulle aree agricole del Lazio. Queste qua che vedete nella mappa sono le aree agricole del Lazio. Nello specifico sono queste aree, il retino grigio, diciamo, che si trova
dietro. I colori esprimono, diciamo, la quantità di chilometri quadrati per comune. Vedete sostanzialmente che sono distribuite in maniera abbastanza uniforme in tutta la regione, ad eccezione forse delle aree più montuose, dove invece prevale i boschi, insomma, la copertura forestale, e delle catene qui anche appenniniche. Quindi andiamo a vedere come gli indicatori che abbiamo analizzato prima possono distribuirsi in relazione alle aree agricole. Abbiamo quindi riparametrato quelli che sono gli scenari che avete appena visto, che sono fatti fondamentalmente con dei quadrati, sulle regioni. Ah, scusate, questa è la consistenza esattamente delle aree agricole, quindi quelle che avete visto prima, ma suddivise per quelle che sono le differenti qualità. Vedete tra l'altro che il verde scuro prevale ed è quello disseminativo in aree non irrigue, cioè appunto tutte zone in cui potrebbe essere, diciamo, ci potrebbe essere maggiore trasparenza in caso di assenza o cambiamento di pattern di precipitazione. Ecco, andiamo a vedere appunto, incrociare, diciamo, quelle che erano le proiezioni climatiche, riportate qua a livello di comune, abbiamo fatto questa riparametrazione, in relazione alle aree agricole. Dunque, vedete che nel periodo di riferimento le aree con il maggior numero di giorni consecutivi secchi sono queste qui che vedete cerchiate, che sono soggette appunto al maggior numero di giorni consecutivi secchi, e queste stesse aree poi vanno ad aumentare, ma in particolare queste stesse aree vanno ad aumentare l'indicatore sulla lunghezza della periodo di siccità, ma in particolare aumenta soprattutto nell'area del Basso Lazio, quindi sarà probabilmente più interessata la zona delle, diciamo, province di Latina e di Frosinone. Quindi ecco, queste potrebbero essere due aree a cui dare magari una particolare attenzione. Parliamo ovviamente sempre degli scenari del 2050, in questo caso però per ragioni di brevità ho incluso solo lo scenario RCT 4.5, cioè quello di stabilizzazione. Questo è l'indicatore invece di giorni caldi e secchi, sempre sulle aree agricole, quindi qui vedete che il numero di giorni caldi e secchi è distribuito abbastanza omogeneamente su tutta la regione, e nello scenario 2050, di nuovo RCT 4.5, vediamo che ci sono soprattutto quest'area qui, dove c'è già un alto numero di giorni caldi e secchi, che potrebbe vederli aumentati ulteriormente, e anche l'area a particolare vocazione agricola della provincia di Latina. Questo infine è un ultimo indicatore che vorrei presentarti. È un indicatore che può essere un indicatore climatico che fondamentalmente rappresenta le condizioni ideali nel corso di un trentennio in cui si raggiunge, si può fare la raccolta di queste determinate colture. Quindi vedete per esempio che per il grano duro c'è un numero di volte in un trentennio superiore a 25, quindi si può raccogliere praticamente ogni anno il grano duro, e vediamo come va a cambiare tra il periodo di riferimento 81-2010 e lo scenario RCT 4.5 al 2050. In pratica ci saranno delle zone, dei comuni, dove il numero di volte in cui si raggiunge la fase di raccolta potrebbe addirittura aumentare, ma altre, soprattutto nell'area costiera, in cui questo indicatore potrebbe diminuire. Analoga situazione per quanto riguarda il grano tero, quindi con una diminuzione lungo la costa del numero di volte in cui si raggiunge la fase di raccolta, mentre per quanto riguarda il pomodoro la situazione è un po' differente, nel senso che non c'è un decremento, c'è un leggero invecchiamento. Stessa analisi si può effettuare anche per altre colture. Qua vedete in particolare il mais, quindi varie tipologie di mais, e vedete che anche qui ci può essere un leggero aumento, diciamo, del numero di volte in cui si raggiunge la fase di raccolta. Però è chiaro che già nel 1981-2010 la regione non si presta interamente a raggiungere, diciamo, la fase di raccolta per quanto riguarda il mais.
Comunque, ecco, per quanto riguarda il lavoro che stiamo conducendo con la Regione Lazio, abbiamo anche svolto quindi tutta una serie di analisi per questa tipologia di indicatori, diciamo, di utili per il comparto agricolo, e quindi saranno poi, diciamo, pubblici nel momento in cui verrà pubblicata la documentazione. Quindi questa è un po' la situazione per quanto riguarda gli scenari di cambiamento climatico nella Regione Lazio. Ma adesso dobbiamo un po' ragionare, diciamo, e vado quindi a concludere su che cosa fare fondamentalmente. Dunque, abbiamo già detto, ci sono dei rischi. Nonostante gli impegni all'accordo di Parigi, che poi bisognerà appunto vedere se si riuscirà a soddisfare, l'adattamento sarà necessario, perché il cambiamento, come abbiamo già visto, appunto nell'area del Mediterraneo, è già in corso. Possiamo stimare i rischi connessi col cambiamento climatico grazie agli scenari futuri, quindi appunto la regione si è dotata di questo studio sugli scenari futuri. Abbiamo visto che per il Lazio, in entrambi quelli che sono i scenari considerati, quindi uno scenario, ripeto, diciamo più apocalittico, e uno scenario invece di stabilizzazione, quindi dove si prevede che collettivamente a livello globale si riuscirà a mitigare in parte le emissioni in atmosfera, in entrambi gli scenari comunque vediamo che ci sono sicuramente temperature più alte, sicuramente una mutata distribuzione delle precipitazioni, quindi ci saranno fondamentalmente periodi secchi in primavera ed estate e periodi in autunno e inverno in cui ci saranno piogge soprattutto più intense in entrambi gli scenari, e periodi più lunghi infine senza precipitazioni e con alte temperature. Quindi questo può avere un serio impatto ovviamente sul comparto agricolo e non solo, ovviamente, perché appunto dobbiamo fare i conti con temperature più alte, una differente distribuzione e disponibilità di acqua. Quindi questi sono i rischi, però che cosa possiamo fare? Quali sono le opportunità, diciamo? Ora, l'agricoltura è da sempre un settore che si adatta in funzione del clima, cioè dalla rivoluzione neolitica, direi. Quindi, diciamo, sono abbastanza confidente sul fatto che ci si può adattare. La differenza però tra oggi e la rivoluzione neolitica è che oggi possiamo sapere verso quale clima ci stiamo dirigendo, possiamo quindi prepararci e possiamo anche cercare di garantire la sicurezza alimentare e il reddito degli agricoltori, ed è quello che in parte appunto la regione mira a fare con questo documento, e che il CMC sta contribuendo con gli scenari. Ora qui vi do giusto qualche esempio di azioni di adattamento. Questi sono presi tutti quanti da un database di azioni del Piano Nazionale di Adattamento. È un documento, non è ancora approvato, è attualmente in fase di valutazione ambientale strategica, però comunque anche la versione disponibile appunto sul sito della valutazione ambientale strategica del Ministero, si possono eventualmente prendere degli spunti dai documenti disponibili. Vedete in rosso quelle che sono le cosiddette azioni soft, quindi azioni, diciamo, che non richiedono un investimento infrastrutturale. E sono, per esempio, per quanto riguarda il settore agricolo, la ricerca e lo sviluppo per il miglioramento genetico e la selezione delle colture. Quindi potremmo lavorare appunto per selezionare colture che siano più resistenti a determinate condizioni climatiche, quindi magari a una minore disponibilità di acqua, a una maggiore più tollerante a determinate temperature, eccetera. Però si può anche lavorare per sviluppare nuovi prodotti o nuove tecnologie per il settore agroalimentare. Appunto, magari bisogna, non so, commercializzare nuovi prodotti che attualmente potrebbero non essere sul mercato, ma che in futuro, in determinate condizioni climatiche, potrebbero essere invece più facilmente coltivati, e quindi si può lavorare alla loro commercializzazione. Per quanto riguarda invece il verde, vedete le azioni cosiddette green, quindi azioni infrastrutturali, ma quindi con, diciamo, un importante investimento, ma che si basano su
servizi ecosistemici e su tecnologie, diciamo, appunto, ingegneria naturalistica, per esempio. E vedete, ci può essere il mantenimento di prati permanenti o di aree di interesse ecologico, che può assolutamente aiutare l'adattamento, appunto, dei paesaggi, ma anche il recupero di pratiche tradizionali di gestione dei suoli. Ad esempio, i pascoli arborati potrebbero essere una disponibile, come dire, facilmente disponibile risorsa per far fronte a aumenti di temperatura. Infine, in grigio vedete invece quelli che potrebbero essere delle misure cosiddette appunto grey, colore non a caso, che sono misure per, diciamo, infrastrutturali, che richiedono invece un investimento appunto anche consistente, diciamo, infrastrutturale. Quindi, immobilizzazioni materiali, si può immaginare per esempio strutture che possano proteggere gli animali dai venti estremi e garantirne il benessere, dai venti estremi che possono essere sia di precipitazione intensa sia anche di caldo intenso, appunto, perché per garantire il benessere animale dovremmo, immagino, appunto, proteggerlo da questi eventi. Ma possono anche essere macchine per la semina sul sodo, impianti per il trattamento dei reflui scarti a fine di, diciamo, migliorare l'efficienza dell'azienda, quindi minimizzare l'input garantendo costanti gli output. Oppure un'altra azione può essere il recupero e la manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie, che magari nei decenni passati sono anche state, diciamo, in parte abbandonate, quindi magari si tratta anche di recuperare l'esistente. Nell'ambito collinare, che è quello diciamo importante per alcune aree del Lazio, si può pensare infatti a terrazzamenti, accilionamenti, oppure impianti di filari a girafoggio. Ma queste sono appunto solo delle idee, sono degli spunti che noi diamo adesso, perché appunto stiamo rivolgendo a un pubblico di imprese che magari possono essere interessate a capire come cambia il clima e a provare appunto a cambiare il modo di fare agricoltura in funzione del clima stesso. Quindi le lasciamo qui come spunti, magari per la discussione, e ovviamente siamo disponibili anche a raccogliere poi delle domande successivamente agli altri interventi. E niente, quindi lascio, diciamo, la parola ai successivi interventi per sentire proprio dalle imprese quali possono essere una serie di azioni di adattamento che portano avanti. Quindi io smetterei di condividere lo schermo. Okay. E lascio la parola, se non erro, all'azienda Trebotti. Ok, va bene, allora insomma adesso dovrebbero intervenire le due imprese appunto del settore agricolo, che potrebbero raccontare la loro esperienza in termini di adattamento. Quindi lascerei la parola, se sono pronti con le loro presentazioni, se non erro in scaletta c'è prima Ludovico Botti dell'azienda Trebotti. Se dovesse essere appunto un problema, magari possiamo passare invece a Claudio Belli di Terra System. Sì, eccomi. Prego, grazie. Intanto grazie dell'invito a questa veramente importante giornata su temi veramente fondamentali e che riguardo, diciamo, Terra System, di cui io sono il Managing Director. Sono temi, diciamo, che affrontiamo e cerchiamo di appunto trovare delle soluzioni e più che soluzioni, diciamo, soluzioni che supportano soprattutto le aziende. Allora, provo a condividere
Non so se vedete. Sì. Perfetto. Allora, tanto diciamo Terra System è uno degli spin-off storici, non solo dell'Università di Viterbo, ma in Italia, insomma siamo nati nel 2004 e da sempre ci occupiamo di innovazione e trasferimento tecnologico in merito appunto a sistemi di monitoraggio e appunto che riguardano anche la sostenibilità agroambientale e la realizzazione appunto di sistemi di agricoltura e precisione, agricoltura digitale 4.0. Abbiamo un team appunto qualificato con competenze trasversali in varie tematiche, tra cui agronomia, geomatica, IoT e informatica. Ci occupiamo quindi non come primi attori nel comparto agricolo, ma siamo una società che è a supporto del comparto agricolo agroforestale. Per cui cosa facciamo nel concreto? Progettiamo e realizziamo reti di monitoraggio e sviluppiamo appunto modellistica per carattere anche previsionale a servizio appunto dell'agroambiente, che queste informazioni poi vengono inserite all'interno di sistemi, piattaforme, quello che oggi vengono chiamati DSS, quindi sistemi di supporto decisionale. Questo è un quadro un po' delle realtà con cui lavoriamo in campo appunto agricolo, quindi seguiamo realtà diciamo più agroindustriali dei settori vitivinicolo, oleicolo, pomodoro da industria, nocciolicoltura, e parallelamente appunto siamo presenti insieme a enti di ricerca e università nell'ambito appunto di progetti di innovazione su questi temi. Qua appunto ho riportato una lista di progetti in cui attivi in questo momento, che hanno un filo conduttore che è sempre quello del monitoraggio agricolo forestale su temi appunto dell'agricoltura 4.0. Terra System ormai da qualche anno sta portando avanti uno sviluppo rispetto a sistemi IoT, cioè parliamo di device, strumenti che in campo, secondo il paradigma appunto dell'internet delle cose che ormai conosciamo tutti, consente di acquisire informazioni, dati, principalmente dati agroambientali, secondo appunto una logica di monitoraggio diffuso, e quindi abbiamo una serie di stazioni, di nodi, punti di misura e altri sistemi che permettono di acquisire sia informazioni agroambientali sia informazioni riguardo sistemi e processi. Attualmente questa è un quadro un po' della nostra rete di monitoraggio. Ci muoviamo molto nel centro Italia, in Lazio, Toscana, ma abbiamo anche già delle attività, come vedete, all'estero. Per cui, diciamo, più propriamente quello che facciamo è seguire il monitoraggio della parte agrometeo, quindi con sensori di tipo classico, temperatura, umidità relativa, dell'aria, pioggia, intensità e direzione del vento, sensori più propriamente che riguardano la vegetazione, quindi come bagnatura fogliare, sensori ottici e anche sistemi di covariance, che sono sistemi micrometeorologici di misura dei flussi di CO2, energia e acqua, che entrano poi anche in un bilancio di quello che sono gli stock di carbonio, e utili anche per valutare appunto la sostenibilità delle colture. In particolare, anche all'interno di un progetto della Regione Lazio, che si chiama Paradise, appunto, che si occupa di precision farming, quindi agricoltura di precisione su sistemi, su frutteti in aree suburbane, e stiamo sviluppando dei sensori ottici che permettono di fare delle analisi, dei calcoli, diciamo, della green fraction, cioè degli indici di vegetazione, di verde della vegetazione, con cui poi
Queste informazioni permettono un monitoraggio appunto della fenologia, un monitoraggio vegetativo che trova applicazioni sia nella calibrazione di modelli sia appunto come ad alimentare sistemi di supporto decisionale. Altri diciamo sistemi e sensori più dedicati alla parte suolo ci permettono di monitorare quelle che sono le dinamiche rispetto all'umidità del suolo, temperatura, valori tensiometrici, salinità, quindi proprietà del suolo, ma anche attraverso modelli poter fare dei bilanci sull'evaporazione, l'evapotraspirazione potenziale e reale, attraverso cui mettiamo a disposizione alle aziende informazioni che permettono di fare delle irrigazioni controllate secondo appunto anche pianificazioni su irrigazioni di stress idrico controllato, questo sia per risparmiare acqua ma anche per avere delle produzioni qualitativamente migliori. Sul monitoraggio delle foreste, qui ho voluto riportare un nostro impegno all'interno di un progetto LIFE Sunfix che riguarda proprio il monitoraggio della in particolare di un insetto alieno che si chiama appunto Xylosandrus e che causa un deperimento delle querce aromediterranee. E per cui nell'ambito del progetto si stanno definendo, anzi domani c'è un evento conclusivo proprio a Roma, al Giardino Botanico, in cui andremo a raccontare cosa è stato fatto nel progetto e in particolare appunto abbiamo realizzato dei sistemi di smart trapping, cioè delle trappole di cattura di questi insetti automatiche che permettono sia la cattura che il riconoscimento e la conta di questi insetti e anche altre informazioni che vengono dal telerilevamento, quindi immagini satellitari che permettono di fare delle mappature tematiche sulle aree a rischio, a maggior rischio, che si basano ovviamente anche su dati acquisiti a terra. Appunto, tutte queste informazioni, come accennavo all'inizio, rientrano poi all'interno di piattaforme che sono praticamente dei servizi offerti alle aziende, come questa appunto TerraSense o altre più complete per un monitoraggio aziendale, soprattutto dell'agroindustria, in cui dedicate per singola filiera. Quindi abbiamo dei prodotti come SauceWine dedicato alla filiera vitivinicola, Infonat che è stato realizzato grazie a un PSR della Regione Lazio e che riguarda un sistema informativo di supporto decisionale dedicato alla frutta a guscio e poi appunto Semia che invece è dedicato al comparto olivicolo. Qui vi ho riportato giusto per un esempio quello che sono i moduli all'interno di questo DSS che è in uso al comparto produttivo del Morellino appunto di Scanzano in cui è focalizzato soprattutto sulla restituzione di informazioni riguardo gli aspetti agrometeo, ma soprattutto fitopatologici, perché chiaramente, come abbiamo visto anche nella relazione precedente, la pressione dovuta ai cambiamenti climatici che comporta queste variazioni in temperatura, frequenze appunto di piovosità e aumento dei periodi di siccità, chiaramente comporta anche delle risposte sui cicli vegetativi e degli insetti e quindi ecco, questi sistemi aiutano ad avere un monitoraggio dettagliato di quelli che sono sia le condizioni attuali ma anche come quelle che saranno le condizioni di lì ai giorni futuri e quindi aiutano l'agricoltore e l'agroindustria a mettere in campo sistemi di lotta contro appunto queste infestazioni.
Questo aiuta, insomma, sono dati anche della letteratura, questi sistemi oggi stanno aiutando l'agricoltura a diminuire anche gli impatti e quindi generalmente con l'utilizzo di questi DSS si risparmiano circa 2-3 interventi l'anno per ogni diciamo, fitopatia. Attraverso questa piattaforma vengono erogate anche delle mappe tematiche sulla diciamo così, risposta vegetoproduttiva, come appunto mappe di vigore, che insieme a altri temi come quello del stress idrico potenziale consentono alle aziende di intraprendere dei trattamenti culturali di tipo meccanico, cosiddetti radiovariabili, cioè praticamente passare da un trattamento uniforme, quindi un intervento agronomico uniforme all'interno dell'appezzamento, invece fare un trattamento, diciamo, lì dove e quando serve, quindi il radio variabile. Quindi si possono fare concimazioni radio variabile, fare delle vendemmie differite o differenziate, o fare degli interventi anche, diciamo, di gestione della chioma, quindi sfogliature differenziate. Un esempio anche questo dell'azienda Ruffino, che utilizzando questi sistemi riesce in una singola, diciamo, intervento di concimazione a risparmiare sia in termini di prodotto e quindi anche come dire, di impatto positivo ambientale, e sia in termini di spesa, come vedete, quote significative. Chiudo, diciamo, presentando quello che è diciamo, un servizio che ormai da 10 anni formiamo all'industria del pomodoro, soprattutto nel comparto appunto centro-meridionale. Come vedete, monitoriamo, si chiama Tomap, monitoriamo diverse aree nel centro-sud Italia per circa 20.000 km quadrati e attraverso informazioni, appunto, di sito di dati satellitari, informazioni prese in campo e con dati meteo previsionali, restituiamo attraverso appunto una piattaforma informazioni sulla, diciamo, sulle previsioni di resa, sull'epoca di raccolta, e realizziamo quello che è proprio un vero e proprio catasto del pomodoro, che aiuta tutto il comparto e la filiera, diciamo, a ottimizzare tutti quei processi che permettono poi raccogliere e di lavorare quindi efficientemente il prodotto. Io ho finito, vi ringrazio e sono a disposizione eventualmente per domande. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Io lascerei la parola a... mi dicono che ci sono delle domande. No, ci sono delle domande, infatti. Sì. Dunque, le leggo a voce alta a beneficio di tutti. Potrebbe raccontarci quanti anni di sviluppo ci sono voluti per sviluppare questi prodotti? Che ruolo ha rivestito la partecipazione a progetti europei e nazionali? Se, ecco, eventualmente come state integrando scenari di cambiamento climatico, ad esempio usate previsioni stagionali? Sì, ci sono voluti sicuramente diversi anni, perché appunto noi siamo partiti, diciamo, in un momento, come dicevo, nel 2004 è stata fondata Terra System, in cui c'era, come dire, anche un livello tecnologico molto diverso, no? Quindi l'uso dei dati appunto telerilevati era un po' agli inizi, in termini, ovviamente parlo sempre di applicazioni, e appunto la possibilità di lavorare su sistemi smart IoT all'epoca, diciamo, non c'era. Quindi siamo un po' cresciuti con il cambiamento tecnologico e direi che quello che oggi riusciamo a offrire è frutto di un percorso
pluriennale, ecco, di un impegno pluriennale che sicuramente ha goduto dell'esperienza maturata in diversi progetti, sia nazionali che internazionali, e di accompagnamento anche rispetto agli enti di ricerca che, con cui abbiamo continuativamente sviluppato metodologie e tecnologie. Rispetto all'ultima domanda, assolutamente sì, utilizziamo soprattutto per il prodotto Tomap una serie temporali previsionali di medio termine che ci servono proprio per alimentare questi modelli e dare delle previsioni già a partire da metà giugno di quello che sarà il raccolto previsto a fine agosto o anche metà settembre. Ecco, quindi sono delle informazioni preziose. E anche su questo ormai c'è, come sapete, insomma, come sapranno benissimo, c'è un dinamismo rispetto a nuove possibilità, servizi che oggi offrono queste informazioni e dati, e quindi oggi è possibile, diciamo, muoversi in questa direzione in termini applicativi. Grazie. Grazie per la risposta. Se non ci sono altre domande dalla chat, perché immagino dai social non possano farle, passerei la parola all'amico Botti dell'azienda Trebotti, che spero adesso sia riuscito a riprendere il controllo dell'audio. Sì. Scusate per prima, mi sentite? Sì, sentiamo perfettamente. Bene, allora condivido anch'io lo schermo. Lo vedete? Sì, confermo. Bene. Allora, piacere, io sono Ludovico Maria Botti dell'azienda biologica Trebotti, sono agronomo e produttore vitivinicolo nella Tuscia, nord del Lazio, e da sempre la nostra azienda ha sviluppato progetti di sostenibilità ambientale per ridurre al minimo l'impatto delle nostre produzioni. Abbiamo collaborato tra l'altro sia con Terra System che diverse volte con CMCC, quindi conosciamo un po' anche molti di questi progetti. L'azienda appunto ha lavorato, come vedete, sul discorso di diminuire l'impatto della produzione, delle emissioni dovute alla produzione di cibo, e oggi parliamo dell'adattamento, quindi salterò alcune slide proprio per non ripetere anche le cose che sono già state accennate. Ma il tema è cosa possiamo fare noi agricoltori, viticoltori, vignaioli per adattarci a questi cambiamenti climatici che sono ormai evidenti. Vi presento un attimo l'azienda. Appunto, noi siamo tre fratelli di cognome Botti, azienda Trebotti per questo motivo. Abbiamo acquistato nel 2003 dei terreni a Castiglione in Teverina, che è l'ultimo paese del Lazio prima di Orvieto, al confine con l'Umbria. Abbiamo 30 ettari di azienda, abbiamo negli anni impiantato circa 10 ettari di vigneti e siamo certificati bio dalla fondazione. Nel 2003 abbiamo fatto la conversione al biologico, dal 2006 siamo certificati. Produciamo anche altri prodotti come l'olio, abbiamo dell'orto, facciamo dei trasformati con erbe spontanee e un'attività che sta crescendo molto in realtà l'enoturismo. Diciamo, abbiamo creato dei pacchetti di Eco Wine Experience dove raccontiamo giornalmente, settimanalmente a migliaia di persone all'anno tutti i progetti di sostenibilità, abbinandoli poi a una degustazione, a dei pranzi in azienda. E quindi facciamo molta disseminazione da questo punto di vista. Noi siamo partiti appunto con una tradizione di famiglia più che centenaria, perché da parte materna siamo produttori di vino da circa 150-170 anni in provincia di Treviso, e quindi io ho fatto la mia prima vendemmia quando avevo 3 anni. Mio nonno era agronomo e abbiamo parentele con, per esempio, Luigi Manzoni, che è uno dei più grandi ricercatori di viticoltura che sono mai esistiti, grazie ai suoi incroci. Era anche preside della scuola di Conegliano Veneto tra gli anni 30 e gli anni 50. E quindi abbiamo una tradizione familiare che ci ha portato sempre a sviluppare molta innovazione, ma anche sostenibilità.
Il primo progetto grande che l'azienda ha attivato per cercare di ridurre al minimo il proprio impatto sull'ambiente è stato il progetto Vini 3S, in collaborazione con l'Università della Tuscia, l'ex Crada Arezzo, Sant'Anna di Pisa, cofinanziato dal Ministero dell'Agricoltura. Abbiamo fatto diverse, abbiamo sviluppato diverse linee di ricerca, tutte con lo scopo appunto poi di valutare il nostro impatto tramite l'LCA, e questo l'abbiamo fatto nel lontano 2012, quando molti non conoscevano ancora queste tematiche. Tra le linee di ricerca, una linea di ricerca importante è stata quella di, che diciamo si collega anche al discorso di adattamento, è stata quella di creare un sistema di filodepurazione di tutte le acque della cantina che fosse anche, fungesse anche da accumulo. Quindi che cosa abbiamo fatto? Si dice che in Italia per fare un litro di vino ci vogliono 10 litri d'acqua. Perché? Perché aggiungiamo l'acqua al vino. No, non è per questo, ma perché si usa tantissima acqua per lavare la cantina, e quindi si spreca tantissima acqua potabile. E, la media del 2019 che avevo trovato negli ultimi dati diceva che in Italia per fare un litro di vino usiamo 32 litri di acqua potabile, quindi un impatto notevole di spreco d'acqua potabile, e noi fino al 2012 usavamo 6 litri d'acqua per litro di vino prodotto, e poi appunto con questo grande progetto abbiamo creato un sistema ibrido dove raccogliamo tutte le acque di lavaggio della cantina, dei sanitari, ma anche del piazzale della cantina che è di 600 metri quadri, e quindi le acque piovane, e le raccogliamo, le facciamo fitodepurare da un impianto di fitodepurazione orizzontale che con le canne di palude, le Tragmites, pulisce le acque, che a dire il vero le nostre acque, essendo un'azienda biologica, sono poco inquinate, sono solo ricche di sostanza organica, quindi ci vuole poco per pulirle, ma per legge tutte le aziende vinicole dovrebbero depurare le acque di scarico, quindi o con sistemi chimici o con sistemi appunto biologici. Noi abbiamo creato questo sistema ibrido dove depuriamo le acque della cantina che hanno solo un po' di sostanza organica poi mettiamo in un biolago. Un biolago non è altro che un lago creato da noi con l'argilla dell'azienda, che abbiamo scavato e creato questo lago che vedete nella foto, dove accumuliamo l'acqua pulita che viene mantenuta pulita dalle piante e dai microrganismi. Quest'acqua servirebbe come anche acqua di soccorso per l'azienda, quindi per recuperare tutta l'acqua. Il problema è che appunto i cambiamenti climatici stanno causando, non causano talmente tanta siccità che questo invaso non è sufficiente a soddisfare appunto lo stress idrico che c'è stato in questi ultimi anni. Un'altra linea di ricerca era il compost aziendale, che come sempre tutti i progetti che abbiamo portato avanti abbracciano sia attività di mitigazione che di adattamento, perché molto spesso sono azioni che hanno effetti su entrambe le situazioni. Tutti gli scarti dell'azienda, vinacce, raspi, letame della nostra asina e i residui di potature tritati vengono raccolti, fatti fermentare e diventano un compost aziendale che usiamo come facciamante sotto la pila del vigneto, che funge da ammendante, ma abbiamo visto anche che ha degli effetti antierosivi. Normalmente nella gestione dei vigneti, specialmente i vigneti biologici, bisogna tagliare molto spesso l'erba e lavorare sotto la fila il vigneto per evitare che le infestanti creino zone di umidità e quindi si sviluppino malattie. Questo fa sì che spesso si lavori con degli attrezzi scavallanti in interceppo che muovono il terreno 3 o 4 volte l'anno, ma che causano poi delle zone di erosione causate dal ruscellamento dell'acqua sotto il filare, che impoveriscono il suolo dal punto di vista della fertilità, scavano le radici delle piante e oltretutto diminuiscono anche la ritenzione idrica del suolo. Quindi con questo sistema di facciamatura del compost riusciamo anche a diminuire l'evapotraspirazione di quella zona del campo, a migliorare la fertilità, e sicuramente sotto quei terreni, sotto quei suoli, troviamo tantissimi microrganismi lombrichi che ci danno una mano a nutrire anche le piante. E questi sono sempre effetti anche che aiutano anche diciamo l'adattamento ai cambiamenti climatici, perché migliorando le prestazioni delle piante e diminuendo gli stress riusciamo a far adattare meglio le piante a questi forti stress, sia
di siccità, ma anche di eccesso di piogge. E poi abbiamo altre linee di ricerca per diminuire naturalmente l'utilizzo di energia in cantina e così via, ma questo lo salterei perché non è proprio attinente al tema. E poi nel 2015 abbiamo avviato un nuovo progetto, sempre riguardante il compost. Perché? Perché abbiamo notato che la produzione di compost all'aria aperta, quindi con una fermentazione aerobica, produceva molte emissioni di CO2, e quindi abbiamo detto, se dobbiamo diminuire le nostre emissioni, quindi dal punto di vista della mitigazione, dobbiamo trovare un sistema che eviti queste emissioni anche nella produzione del compost aziendale, che naturalmente produce emissioni, ma sono le stesse che producono i concimi, anche se certificati biologici, comprati all'esterno, quindi non avevamo tante emissioni rispetto a acquistare un prodotto esterno. Però abbiamo creato questo prototipo mondiale, appunto, di un carro multifunzione che serviva per far fare la fermentazione anaerobica di tutti gli scarti dell'azienda e quindi produrre biogas che poteva essere riutilizzato, può essere utilizzato in azienda per come energia per produrre acqua calda, fredda e elettricità. È un progetto che il prototipo ha portato ottimi risultati, ma dovrà partire un altro progetto per svilupparlo ulteriormente. È collegato con sensori e altro per gestire dal telefono tutte le varie situazioni, ma la cosa importante è appunto che essendo una fermentazione anaerobica il biogas viene recuperato e può essere riutilizzato e quindi non c'è un'emissione dal punto di vista della fermentazione del compost. E oltretutto migliora molto la qualità del compost e diminuisce molto i tempi di produzione del compost. La cosa bella è che questo tipo di impianti non esiste per piccole aziende e il 90% delle aziende italiane sono piccole, quindi esistono impianti biogas da un megawatt che vanno a scarti di prima generazione, invece noi usiamo scarti che non verrebbero utilizzati per produrre energia e appunto compost. Vabbè, noi appunto dal 2012 ad oggi abbiamo più volte applicato il life cycle assessment proprio per vedere il nostro bilancio del carbonio e capire dove potevamo migliorarci, anche in collaborazione con il CMCC appunto. E da questo punto di vista appunto abbiamo fatto tantissimi progetti, alcuni ve l'ho elencati, e siamo arrivati ad essere i primi vignaioli carbon neutral al mondo nel 2019. Attualmente in realtà siamo carbon negative grazie ad alcuni progetti che stiamo portando avanti adesso, però ancora non è, diciamo, certificato dalla ricerca o da altre certificazioni, ma a breve ci arriveremo. Qui vedete anche un'attrezzatura LED Covariance di Terra System, appunto, che per un anno abbiamo misurato le emissioni di gas CO2 equivalenti del nostro di un ettaro del nostro vigneto, proprio per continuare a migliorare le nostre performance da questo punto di vista. Dal 2019 al 2021 appunto l'LCA ci dà uno strumento per capire quali siano le nostre maggiori emissioni per migliorarci. Noi siamo già un'azienda sostenibile fin dalla fondazione, quindi avevamo poche azioni che potevamo fare per migliorarci ancora. Il primo era il cambio di fornitore di energia elettrica, perché il 41% delle nostre emissioni erano dovute dall'Enel, quindi dalle emissioni causate dalla produzione di energia elettrica da parte di Enel. Non abbiamo fatto altro che cambiare fornitore. Abbiamo un contratto con LifeGate, che è una società italiana che produce solo energie rinnovabili italiane e compensa tutte le emissioni per lo stoccaggio e il trasporto di energia. Un altro tema molto importante per un'azienda vinicola è il vetro, perché il vetro ha un impatto notevole sulle emissioni. Per quale motivo? Perché per produrre vetro in Europa abbiamo bisogno, si usano per il 70% energie fossili e bisogna sciogliere la silice a 1200 gradi e quindi è molto energivo la produzione di vetro. E quindi più pesa il vetro, più avremo emissioni. Quindi quando vedete quelle bottiglie pesantissime di una bottiglia di vino, non ha un senso tecnico qualitativo del prodotto, è solo marketing, ma un impatto notevole invece sulle emissioni dell'azienda, perché ci sono bottiglie che pesano due o tre volte rispetto alle nostre. Le nostre sono bottiglie ultraleggere che abbiamo selezionato ormai da 10 anni proprio per diminuire al minimo l'impatto delle emissioni dovute al vetro. Un altro tema è il gasolio agricolo,
E questa è un'altra innovazione che abbiamo fatto recentemente. Nel 2019 abbiamo acquistato questo trattorino Toserba, mi vedete mentre sto tagliando il terreno e il vigneto. A che cosa serve? Normalmente un'azienda biologica che non usa diserbanti chimici tipo glifosate deve tagliare l'erba 3 o 4 volte l'anno, prima passando con il trattore grande la trincia all'interno del filare e poi ripassando, come vi dicevo prima, altre 3 o 4 volte per lavorare sotto le piante, perché la trincia non riesce ad andare vicino alle piante a sufficienza. Comprando questo trattorino Toserba, che è un trattorino Toserba 23 cavalli benzina, quindi che emette molto di meno dal punto di vista delle emissioni per quanto riguarda rispetto al nostro trattore che ha 98 cavalli diesel, schiaccia molto di meno il terreno, consuma molto di meno, quindi anche dal punto di vista economico è molto più efficiente, ma oltretutto è molto più stabile e riesce ad arrivare a 3 centimetri dalle piante, quindi non abbiamo più bisogno di fare quei successivi passaggi per togliere l'erba sotto il filare, ma oltretutto siamo riusciti a inerbire il 100% del suolo. Questo trattorino tra l'altro è molto più sicuro rispetto a un trattore grande in collina, perché la prima causa di morte in agricoltura è il capottamento del trattore in collina, quindi per fare le lavorazioni che vi dicevo prima avevamo bisogno di trattoristi specializzati, macchinari specializzati che avevano un costo enorme e anche un rischio. Questo trattorino, oltre a me, lo guida anche il mio cantiniere, che non ha nessuna capacità di trattorista, nessuna esperienza da questo punto di vista, perché è molto stabile e non si cappotta. Detto questo, anche questo trattorino ha un po' di emissioni, e quindi che cosa abbiamo fatto? Stiamo aspettando, ormai da un anno bisogna dirlo, che escano i POR Lazio per poter fare un progetto con il CREA e altre aziende coinvolte per sviluppare quel rover che vedete in alto a destra. È un rover cingolato elettrico che dovrebbe fare lo stesso lavoro del trattorino, dovremmo creare degli strumenti senza personale, quindi senza benzina, perché si ricaricherà con 2 batterie che si scambieranno e riuscirà a gestire in maniera molto più efficiente, più sicura l'inerbimento, ma non solo l'inerbimento, c'è tanto altro dietro, però il progetto ancora deve partire purtroppo. Tutto questo ha effetto immediato sulla mitigazione, appunto sulla diminuzione delle emissioni, ma anche sull'adattamento. Per quale motivo? Perché migliorando l'inerbimento naturale del suolo, noi miglioriamo la capacità di ritenzione idrica del suolo, quindi la capacità del suolo di mantenere l'acqua al suo interno e quindi affrontare meglio i periodi di stress idrico che stiamo vivendo. Per darvi un esempio, nel 2017 noi abbiamo avuto 80 giorni di siccità da maggio a settembre e abbiamo perso un 40% di produzione. Nel 2021 abbiamo avuto in 110 giorni da maggio a settembre 6 mm d'acqua e anche lì abbiamo perso tantissima produzione, ma aggravata anche dall'invasione dei cinghiali che hanno mangiato 40 quintali di uva. Nonostante le recinzioni elettriche, le battute di caccia dei selettori per cercare di cacciarli, ma abbiamo circa sotto questo terreno 70-80 cinghiali che vediamo tutti i giorni. Quindi l'agricoltura... questo sta causando diversi danni. Quindi tutte le azioni che abbiamo fatto hanno sia un effetto sull'adattamento che sulla mitigazione. Un altro strumento che stiamo applicando proprio con Arcial è un DSS come modello previsionale territoriale. Claudio ha parlato poco fa appunto di DSS, è un sistema simile che praticamente come caratteristica principale abbiamo installato tra i comuni di Castiglione in Teverina e Civitella d'Agliano 10 capannine meteorologiche che con l'interpolazione dei dati riusciamo a migliorare le previsioni di sviluppo delle malattie. Questo è importante per, appunto, come diceva prima Claudio, per diminuire i trattamenti, renderli più efficienti e anche per avere delle previsioni, in base anche alle previsioni meteo, interventi più efficaci, perché appunto vediamo che appunto il clima, il meteo non è più così stabile, quindi bisogna essere molto più efficienti. E questo in agricoltura biologica è fondamentale, perché abbiamo strumenti e trattamenti di con prodotti di origine naturale che non sono curativi, ma sono solo preventivi. Quindi bisogna essere molto tempestivi negli interventi.
Altri sistemi per adattarci a questi cambiamenti climatici sono, per esempio, gestione della sfogliatura sul lato est, che fa sì che si asciughi il lato esposto alla mattina al sole e diminuisca l'umidità attorno al grappolo, ma che il lato ovest, quello più esposto verso le 2 di pomeriggio, quando il sole è più forte, protegga di più dalle bruciature il grappolo. Quindi sono tutti interventi molto agronomici, molto particolari, che servono anche grazie a alcune cose che ha già accennato sempre Terra System, a migliorare tutta l'efficienza della produzione, anche perché appunto non ci sono più stagioni standard, stabili come in passato. E detto questo, vi dicevo che noi abbiamo realizzato il biolago, ma la dimensione appunto di invaso è molto piccola rispetto a quello che abbiamo notato nel 2017-2021. Io sono anche da poco consigliere nazionale della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, che è il sindacato dei vignaioli in Europa. Siamo 10.000 in Europa, 1.400 in Italia. Sono anche delegato del Lazio. E uno degli interventi che sto cercando di portare avanti a livello ministeriale, Ministero dell'Agricoltura in realtà, è il finanziamento per le aziende di creazione di invasi invernali, per raccogliere tutta l'acqua invernale e poterla riutilizzare appunto per l'agricoltura nei periodi siccitosi estivi. Anche perché i pozzi sono inutili d'estate, perché quando c'è siccità sono vuoti anche quelli, perché tutti ciucciano l'acqua e non si riesce ad avere acqua disponibile. Vi ringrazio, questa è appunto una piccola presentazione di quello che abbiamo portato avanti. Se ci sono domande, sono a disposizione. Grazie mille per l'interessantissima presentazione. Diciamo, mi faccio portavoce di una domanda che è di nuovo comparsa nella chat. Qui, vabbè, in parte si è anche risposto. Ritiene che lo scenario di cambiamento climatico presentato possa essere utile per la vostra programmazione, diciamo magari un po' più di lungo periodo? Sì, ovviamente ha già in parte risposto, nel senso che abbiamo visto tutti i DSS, appunto, Sì. però magari ecco, nel lungo periodo uno scenario come quello che è stato presentato relativo al 2050, ecco, è un'informazione che può essere utile per una programmazione di tipo. Sì, perché se parliamo appunto di viticoltura, è un'agricoltura molto lenta, quindi ogni cambiamento, anche per esempio, si potrebbero anche scegliere diversi vitigni, nuovi vitigni resistenti al stress idrico, porta innesti, eccetera, ma questi cambiamenti sono molto costosi e molto lenti, nel senso che per creare un nuovo vigneto ci vogliono almeno 10 anni. Quindi sicuramente avere una visione a lungo termine ci aiuta a prevedere anche investimenti da questo punto di vista. Poi volevo anche fare un inciso, c'è un'altra tematica che riguarda più il Ministero dell'Agricoltura, quindi non il Ministero dell'Ambiente, ma è uscita la certificazione unica di sostenibilità del vino del Ministero dell'Agricoltura, che prevede che per un'azienda, per essere sostenibile, deve essere agricoltura integrata. Questa è una cosa veramente a dir poco scandalosa, perché agricoltura integrata con una disciplinare che prevede solo delle norme cogenti che abbiamo già, tutte le aziende devono rispettare, e non c'è nessun modello di misura, quindi anche dal punto di vista della misurazione delle emissioni, degli impatti e degli strumenti non è prevista nessuna misura. E questo, secondo me, la Regione Lazio dovrebbe intervenire e farsi portavoce anche nella conferenza Stato-Regioni per intervenire da questo punto di vista. Io sono a disposizione per approfondire il tema, visto che ho collaborato sempre appunto con tanti enti, da anche Ismea o altri, per cercare di rendere più sostenibile il nostro mondo. Appunto, sono portavoce di 1.400 vignaioli in Italia. È una piccola sprone a fare di più, insomma. Grazie mille davvero. Dunque, posto che ovviamente le persone che invece sono connesse da remoto con i social non possono fare domande, non so se non ci sono altre domande da qui, io lascerei magari la parola appunto al rappresentante della regione per eventualmente chiudere
il webinar. Allora, sì, eccoci. Allora, mi sembra che sia stato un incontro molto intenso ed interessante. Abbiamo, insomma, già detto tantissime cose, soprattutto abbiamo rappresentato quello che è un quadro climatico attuale e quelle che sono anche le criticità da affrontare, ma ci sono anche delle soluzioni possibili, quindi questo è sempre bene ed è importante, appunto, ancora di più sottolineare il lavoro e lo sforzo che stiamo facendo per tenere in considerazione tutte queste cose, ma anche per cominciare da subito a fare azioni concrete. E io ovviamente ringrazio tutti i relatori, tutti i partecipanti, e le imprese che ci hanno mostrato il lavoro che si sta facendo, e ovviamente invito tutti coloro che ci hanno seguito anche da remoto, e in particolare le imprese, ma insomma, come abbiamo detto, tutti possono darci anche un contributo, ad inviarci appunto dei contributi, delle proposte, delle osservazioni scritte alla mail che poi con la quale abbiamo invitato e convocato questo incontro, che è comunque strategia sostenibile @regione.lazio.it. E niente, vi diamo appuntamento al prossimo incontro, che sarà il 31 maggio prossimo, in cui approfondiremo sempre sul tema imprese un altro aspetto. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha seguito a Facebook, grazie a tutti coloro che hanno gestito anche tecnicamente questo incontro. Arrivederci. Non siamo più in diretta, vero?